Motori al Mare torna a Torrette di Fano. Qual è il programma del 1° di maggio? Per la 14ª edizione torna Motori al Mare. Ormai è un appuntamento che, diciamo, viene anche richiesto da chi partecipa, perché ci sta molto bene nella nostra località. È un evento organizzato da Torrette Promotion. Sono diversi anni che si sta facendo. Abbiamo un programma sempre molto pieno, in cui praticamente la gente si trova a loro agio, facciamo una bella colazione insieme, un raduno nel nostro parcheggio centrale che abbiamo a Torrette. Poi si parte per un giretto e si va a fare l'aperitivo, praticamente così ci si ferma a fare sempre qualcosina del genere. In questo caso ci fermeremo al bar Renzoni, che è sul nostro lungomare. E poi alla fine si andrà tutti a pranzo insieme. Poi alla fine il tutto è per stare in allegria, in amicizia, con la passione che abbiamo per i nostri motori. Motori in particolar modo d'epoca. Ci saranno delle belle auto d'epoca, Vespa e moto. Quindi un raduno per tutti. Ci sono invece ancora posti disponibili? Allora, ancora, diciamo, se uno vuole, ci sono anche dei posti, pochi posti a pranzo, ma chi vuol fare il giro con noi con un suo mezzo, magari d'epoca, che sia Vespa, moto o auto, lo può fare. Quella mattina si può iscrivere, mi può chiamare direttamente a me, che è Marco Battistelli, 339-41-69513, e quindi si può aggiungere alla nostra comitiva per fare una giornata diversa in compagnia. Anche per quelli che vogliono solo vedere, godersi un po' di queste bellezze, di questi mezzi d'epoca, può venire a Torrette, appena usciti dal sottopasso verso il mare, ci trova lì nel parcheggio, e quindi tutti possono veramente venire a vederci, sperando che il tempo sia clemente, perché sembra che adesso il 1° maggio ogni anno ci debba fare una sorpresa. Quindi noi ci siamo, anche se il tempo sarà così. Quindi vi aspettiamo il 1° maggio qui a Torrette.